Grazie, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito, mi fa particolarmente piacere essere a Spirano, che non è uno dei tanti comuni della Bergamasca, ma è uno dei comuni per eccellenza della Bergamasca, amministrato da un bravissimo sindaco, casa di un mio caro amico a cui io credo che debba essere rivolto un altro grande applauso, che è Tony Uobi, che ha fatto tanto e sta facendo tanto e farà tantissimo ancora per la Lega, in modo particolare sul tema dell'immigrazione. Mi viene chiesto che cosa sta facendo il Parlamento e il Governo sul tema dell'immigrazione. Mi verrebbe semplicemente da dire danni, tanti danni, tanti, tantissimi danni. Perché? Perché abbiamo visto che l'operazione che il governo e che la maggioranza e che il Partito Democratico ha posto in essere per poter affrontare il tema dell'immigrazione e in modo particolare il tema anche dell'immigrazione clandestina è stata una delle più scellerate, una delle peggiori operazioni che potesse mai essere fatta, che è l'operazione Mare Nostrum. L'operazione Mare Nostrum doveva nascere dopo la sciagura di Lampedusa il 18 ottobre del 2013 come un deterrente, queste sono le parole che utilizzò il ministro Alfano e l'ex ministro Mauro per definire l'operazione Mare Nostrum. Mare Nostrum doveva essere un deterrente rispetto all'attività degli scafisti, Mare Nostrum doveva bloccare l'attività degli scafisti e dello scafismo e quindi bloccare i fenomeni legati all'immigrazione. Dopo un anno e mezzo possiamo dire che Mare Nostrum invece ha avuto degli effetti esattamente opposti, non solo non ha bloccato l'immigrazione, non solo non è stato un deterrente all'immigrazione, ma Mare Nostrum è stato un vero e proprio incentivo all'immigrazione. Vedete, noi siamo l'unico paese al mondo che utilizza ancora oggi, perché usciamo dall'equivoco e dalle balle che racconta Angelino Alfano, che va dicendo che l'operazione Mare Nostrum è finita. Non è vero, l'operazione Mare Nostrum è ancora in essere, anzi peggio, noi oggi abbiamo ben due operazioni, abbiamo l'operazione Triton, che è l'operazione di Frontex, e abbiamo contemporaneamente l'operazione Mare Nostrum. L'altro ieri sono sbarcati attraverso le navi della Marina portoghese, sono sbarcati dal porto di Porto Empedocle 182, e qua dobbiamo definire se sono immigrati. Per la Presidentessa della Camera sono migranti, per noi sono immigrati clandestini, perché i numeri, e non sono i numeri della Lega, e non sono i numeri di Salvini o di Via Bellerio, ma sono i numeri del Ministero dell'Interno, che dicono che meno del 10% di coloro i quali sbarcano sul nostro territorio sono richiedenti asilo, e quindi vuol dire che tutti gli altri o hanno delle forme di protezione particolari oppure sono immigrati clandestini. Quindi l'altro ieri sono sbarcati ancora sulle nostre coste attraverso le navi della Marina portoghese e quindi tramite l'operazione Triton 182 clandestini. Nello stesso giorno nel porto di Augusta sono stati fatti sbarcare attraverso le navi della Marina militare 382 clandestini. Quindi questa è la dimostrazione che in questo preciso istante, mentre noi stiamo discutendo, nel Mediterraneo ci sono ben due tipi di operazione, tanto l'operazione Triton, tanto l'operazione Mare Nostrum. E quindi Angelino Alfano la smette di raccontare balle ai cittadini italiani, perché l'operazione Mare Nostrum, che è un'operazione di invasione, neanche controllata, ma incontrollata, è ancora in atto. E quindi noi siamo l'unico paese, siamo l'unico paese in Europa che paga e che paga un sacco di soldi per farsi invadere. Oggi l'operazione ad oggi, l'operazione Mare Nostrum è costata, operazione Mare Nostrum e operazione accoglienza e assistenza negli alberghi a 4 stelle, mentre i cittadini italiani, mentre i cittadini bergamaschi che non hanno la casa vivono per strada, vivono sotto i ponti, vivono nelle stazioni, a queste persone viene garantito vitto alloggio col pagamento delle sigarette, ricariche telefoniche negli alberghi a 4 stelle. Tutta questa roba qua sino ad oggi è costata 1,2 miliardi di euro, 1,2 miliardi di euro, e ci chiediamo, è terminata, ha cessato lo Stato italiano di mettere a bilancio i soldi per dare accoglienza, per dare assistenza a questo fenomeno che ad oggi
correggiamo anche Toti, che il consigliere di Forza Italia che oggi in televisione ha detto che sono sbarcati sul nostro territorio 120.000 immigrati. No, caro Toti, ad oggi sono sbarcati 160.000 immigrati, 160.000 clandestini. Si è fermata questa operazione di stanziamento di soldi da parte dello Stato italiano per garantire assistenza? No, no, perché esattamente in queste ore il Parlamento sta votando la legge di stabilità, che è la legge finanziaria, ed è giusto che i cittadini di Spirano e che gli amici qua presenti sappiano che il governo Renzi, che il ministro Alfano, che il Partito Democratico, che tutte le forze politiche che stanno sostenendo questo governo stanno votando, si stanno votando, e la Lega ovviamente non la voterà, una legge di stabilità dove vengono stanziati ulteriori 550 milioni di euro per garantire accoglienza e assistenza agli immigrati e anche agli immigrati clandestini. Dove vanno a prendere questi soldi? Beffa nella beffa. Non solo stanziano 550 milioni di euro, ma vanno a prendere nella stragrande maggioranza di questi soldi, li vanno a prendere nel fondo rimpatri, ovvero nel fondo che era stato creato all'interno della legge Bossi-Fini, i soldi che servono per fare i rimpatri e per fare le espulsioni. Quindi questi sono i danni, questo è il danno principale che il ministro Angelino Alfano, che la maggioranza, che il Partito Democratico e che Renzi stanno facendo. Evidentemente noi diciamo che l'operazione Mare Nostrum, noi siamo gli unici, Villa, che ha votato per chiedere l'immediata sospensione dell'operazione Mare Nostrum. Noi chiediamo altro, noi crediamo nel controllo dei confini, noi crediamo nella restaurazione della possibilità di poter controllare chi entra, noi chiediamo che vengano riapplicate le politiche di respingimento, noi chiediamo che vengano riapplicate le politiche di espulsioni, noi chiediamo che i pattugliamenti vengano fatti, ma non a ridosso delle coste italiane, ma i pattugliamenti come erano stati fatti all'epoca nel 2011 dall'allora ministro interno Roberto Maroni, i pattugliamenti devono essere fatti congiunti sulle coste libiche. Queste persone ovviamente vanno aiutate a casa loro, queste persone vanno aiutate a casa loro. La Lega, e poi chiudo, la Lega che cosa dice? Dice che in questo momento, in un momento in cui abbiamo, e i dati sono arrivati ieri, la conferma l'abbiamo avuta ieri, in un paese dove abbiamo il 13,2% di disoccupazione, dove abbiamo la disoccupazione che sale e l'occupazione che scende, perché oggi in Italia solo il 55% dei cittadini lavoratori hanno un lavoro, abbiamo 22 milioni di persone che hanno un lavoro e 40 milioni di persone che lavoro non ce l'hanno. Noi crediamo che con un paese che ha 3 milioni e mezzo di disoccupati, un paese che ha 7 milioni di pensionati che prendono meno di 1.000 euro al mese, un paese dove 2,2 milioni di pensionati prendono meno di 500 euro al mese, un paese dove un disabile con l'accompagnamento prende 284 euro al mese, un paese dove abbiamo 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, spendere 1.200 euro al mese per garantire vitto alloggio agli immigrati è una cosa indegna e vergognosa. Ed è il motivo per cui chiunque voglia dialogare con la Lega, chiunque voglia sedersi al tavolo della Lega, devono sapere che ci sono alcuni temi e alcuni principi, tra i quali immigrazione e sicurezza, che per noi non sono temi negoziabili. Su questi temi non scendiamo a compromessi.